Vangelo di oggi l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, rischiamo di leggerlo talvolta in maniera troppo morale, cioè il regno dei cieli è come questo pescatore che pesca pesci buoni e pesci cattivi e tu devi sperare di essere un pesce buono. Se sei un pesce cattivo, finisci male, finisci nell'inferno. Come si combinano le due cose? Qual è il giusto modo di leggere questo Vangelo? Io credo che ci sia anzitutto il fatto che la nostra storia, la storia dell'umanità, la storia del mondo è in mano a Dio. Non siamo noi che dobbiamo governare, non siamo noi che dobbiamo dire che una persona è buona o una persona è cattiva. C'è un giudizio che verrà, questa è una cosa di Dio. C'è piuttosto da leggere questo tempo in maniera buona, questo tempo come un tempo di raccolta, un tempo dove c'è questa pesca, questo raccogliere e fare un po' come quest'uomo che dal tesoro, questo saggio, questo sapiente, dal tesoro coglie cose antiche e cose nuove. Credo sia questo una maniera per leggere in maniera diversa questo tempo. Cose antiche e cose nuove che insieme si uniscono. L'antico e il nuovo sono due antipodi, ma antico non vuol dire vecchio. Antico vuol dire qualcosa di sapiente che può dire ancora qualcosa al nuovo. E il nuovo lo sappiamo, è un'avventura, è un lanciarsi nel vuoto. Per questo noi continuiamo a dire che non andrà tutto bene, ma andrà tutto nuovo, e questo Vangelo ce lo ribadisce per certi versi. Andrà tutto nuovo perché è nelle mani di Dio. Andrà tutto nuovo perché l'uomo sapiente prenderà dal tesoro, che è questa ricchezza, che è la Chiesa, che è la parola di Dio, che è la Scrittura, che è anche la nostra storia. Da questo tesoro raccoglieremo cose antiche e cose nuove. E le due cose insieme non sono contrapposte, ma ti fanno entrare in una novità di vita, in un tempo nuovo, in un rinnovamento della pastorale, in un rinnovamento della nostra vita, in un rinnovamento anche del nostro lavoro. E senza buttare via l'antico, cogliendo il nuovo. Credo sia questo la bellezza di questo Vangelo qua. Anzitutto che è tutto in mano a Dio e che la nostra vita nelle mani di Dio può cogliere dalla ricchezza della storia cose antiche e cose nuove.